Buongiorno. In questi giorni difficili e tristi abbiamo pensato di proporvi qualcosa di leggero e che ci tenga in contatto con la bellezza della nostra città. Si tratta di microvisite guidate molto particolari perché realizzate attraverso le parole scritte di poeti, artisti, scrittori che nel corso dei secoli sono passati da Bergamo, ne sono rimasti colpiti e spesso anche affascinati. Oggi vi proponiamo quanto scrisse Dino Buzzati, un grande scrittore e giornalista bellunese che nei primi anni 60, quasi per caso, si trovò a passare dalla nostra città. E così scrisse. Io, turista straniero, stavo percorrendo la strada che da Milano volge ad Oriente. Dopo una quarantina di chilometri, laddove già incombono da presso sagome di benevoli monti, mi apparve a sinistra una grande città illuminata dal sole. Arroccata in gran parte su un colle, si differenziava molto dalle altre città della pianura padana che avevo visitate, per il suo turrito antico e fantasioso profilo. Città simili se ne incontrano abbastanza facilmente in altre parti d'Italia, non qui al nord. Incuriosito, al primo incrocio voltai a sinistra e in breve raggiunsi i sobborghi della città, che dai cartelli indicatori appresi che si chiamava Bergamo. Se non che, come giunsi, dopo un paio di semafori, a quello che sembrava uno dei viali maggiori della città, e infatti portava il nome di Roma, non trovai quello che mi aspettavo. Quelle torri, quelle vetuste mura, quelle rocche, quei leggendari palazzi che avevo intravisto di lontano, non esistevano più. Intorno a me erano i tipici edifici ottocenteschi e novecenteschi di una florida e vivace cittadina di provincia, come se ne possono incontrare tante. La cosa mi sembrava strana, che fossi rimasto vittima di una fata morgana? Ecco, qui sicuramente c'è anche un po' di retorica letteraria da parte di Dino Buzzati. Noi sappiamo benissimo che dalla città bassa di Bergamo si vede comunque quasi sempre molto bene il profilo di città. Però a questo punto Dino Buzzati decide di prendersi una pausa. Intanto, poiché faceva caldo, posteggiai con grande fatica la mia macchina in una strada laterale. Raggiunsi uno slargo specialmente animato ed entrai in un caffè. Io frequento sempre volentieri i caffè d'Italia, così allegri, rumorosi e simpatici. Dopo questa pausa provvidenziale, dopo forse aver anche bevuto un quarto di rosso, come penso fosse nell'abitudine di Buzzati, il nostro scrittore ricomincia a esplorare la città e allora finalmente raggiunge Bergamo Alta. L'ignoranza è una brutta cosa, ma in questo caso mi è stata utilissima. Mi ha permesso cioè di godere una quasi inverosimile sorpresa, quale nessun'altra città al mondo consente, che io mai sappia. Da un mondo consueto e banalmente moderno, passare di colpo, appena varcata un'antica porta, nella più sfrenata e lirica fantasia dei lontani secoli. Di qui gli stabilimenti, le aziende, le ditte, gli uffici, i cementi, gli ingordi nevrastenici, l'affanno, lo strepitio, la velocità. Di là, mantenuto miracolosamente intatto, segno che non a tutta la cultura la città indifferente, un labirinto fatato di avventurosi vicoli, chiusi tra solitari palazzi, absidi venerande, muraglioni silenziosi di chiostri, torri, cupole, guglie, aprendosi d'un tratto misteriosi varchi, piazzette, angoli,
grondanti di storie e di favole, scene perfette per sontuosi riti mistici, ma anche per incoronazioni o per feste da ballo al chiaro di luna. Fantasmagoria più veneziana che lombarda. Ero pressoché tramortito, uno dei posti più affascinanti della terra. E non ne avevo mai sentito parlare. Ma com'è possibile, chiesi, che un capolavoro simile non sia famoso in tutto il mondo? Non dico come Venezia, ma siamo lì. Dovrebbero arrivare carovane anche dalla Cina e dall'Islanda. Bene, grazie a Dino Buzzati che con grande anticipo sui tempi aveva già previsto il grande boom turistico che avrebbe avuto Bergamo nei primi anni 2000. Se questo video ha funzionato, ve ne proporremo altri con altri grandi scrittori. Grazie.